di questo esperimento mi spaventa tutto. Ciao Enrico. Ciao Andrea. È perché la sedia è scomoda o sei tu particolarmente teso? No, di più. Cioè, non riesco neanche a parlare. Non so dove sono, cioè non so cosa sto facendo e questo non mi piace. Tanta ansia. Veramente, sono veramente tanto spaventato, ma con la T del time out. Cioè, veramente. Io massimo avrò fatto, ti ricordi io, 6 mesi di convivenza. L'amore per me è sempre stato qualche cosa, un mondo ancora da esplorare completamente, perché mi sono spesso trattenuto, perché ho sempre tenuto l'amore per paura di soffrire. Non riesco alle volte a tirar fuori me, diciamo, me come sentimento, me lo tengo dentro. Se tu non ti esponi e dall'altra parte arriva questo messaggio, anche dall'altra parte è difficile. Sì, vero. Non è facile incontrare una persona così. Vero. Probabilmente se mi fossi buttato, se avessi rischiato, probabilmente non sarei qui. Ti chiedo di non pensare con la testa, ma di pensare con le sensazioni. C'ho un ferro da stiro. Lo so, sto cercando di toglierlo. Sono pronto ad innamorarmi, però ho sempre quella patina ancora, quel sottile vetro da rompere. Io mi sento pronto, però il vetro mi deve aiutare anche lei a romperlo.